Per il lago in piazza qualcuno si è posto una domanda che è insieme ingenua e maliziosa. È ingenua perché la domanda è: ma possibile che non si possa evitare di avere l'acqua nel salotto buono della città? È una domanda ingenua. Sappiamo che storicamente tra la città e il lago c'è questo rapporto di permeabilità. 1431 la prima piena di cui si parla nei libri. Nel 600 abbiamo il record del lago che arriva fino a Via Volta, dove una lapide lo ricorda. Ci sono le barche che arrivano in Duomo nel 500, nell'800, anche a inizio 900. E non dimentichiamo che Piazza Cavour fino al 1869 era un porto. Qualche volta, insomma, il lago si riprende ciò che è suo. Ma la domanda non è ingenua soltanto, è anche maliziosa e legittima, perché se ci fosse stata la soluzione delle paratie attive, funzionanti, probabilmente Como sarebbe protetta esattamente come oggi avviene a Venezia con il Mose. E invece aspettiamo dal 2008 che questo possa succedere. Il lago in piazza pone poi anche altre questioni. C'è certamente la questione climatica, non guardiamo solo la pioggia, ma guardiamo anche all'alternanza con periodi lunghissimi di siccità record, è successo anche quest'anno. Pensiamo alla comunicazione non adeguata. La prima uscita del lago è avvenuta di notte con un allarme meteo che era già ben noto, qualcosa non ha funzionato. E da ultimo ricordiamoci anche che nel 2019 era stata stipulata una convenzione tra Regione, Università degli Studi e Politecnico per monitorare, regolamentare le acque del lago attraverso questo sistema innovativo, ma di quella convenzione non si sa per ora più niente.